somiglia al spostamento di un croce, lo spostamento di un telaio che funge da finestra su immagini diverse, si riesce a passare, e la forzatura è soprattutto mediatica. Quando dico mediatico non mi riferisco solo, ditemi voi se stacco troppo, se non si sente, perché io non me ne accorgo. Dicevo, mediatico vuol dire tutto ciò che è medium per ognuno, medium, tramite. Quindi non è solamente il giornale, la televisione, internet, le cattedre, per esempio. Cattedra già da, se esiste, ma metaforicamente dalla scuola d'infanzia. Non pensiamo solo alla cattedra universitaria. Tutto ciò che è, si sposta l'attenzione, è una cosa che è originariamente inaccettabile per la generalità, diventa non solo accettabile, ma promossa. E io vi faccio un esempio. La premessa preliminare di questo esempio è ricordate. E io qui davanti persone che sicuramente ricordo, grande Ludovico e Francesco, che non c'erano, quando era così, ma tutti gli altri, a occhi e croce, ricordano. Quando solo dire sodomia è una cosa che generava sconcerto a tempo. A dirlo, cioè, ma non era giusto. Io non mi esprimo adesso in termini di giustizia, una mia opinione ben precisa che, come disse una volta un illustre filosofo, Polidore, un filosofo del diritto, io non ho opinioni personali su questa cosa, ho la stessa opinione che Parerello ha espresso a Sodoma e che poi successivamente ha espresso San Paolo nelle sue vite, in forma questa opinione, soprattutto quella del Parerello a Sodoma. Ma comunque, oggettivamente, è una cosa. Oggi vuoi non essere. Sembra quasi che non essere non sia come dire, sei arretrato. Sei arretrato. Mangi ancora carne rossa, mangi ancora la bistecca, che ti fa magari tua moglie o tua mamma, invece di farla da solo. Facevo un convertito al cattolicesimo, un capisco Giacinto. Il nostro mondo è un mondo che si nutre i piedi davanti al frigorifero. Non c'è più nulla. Il ragazzo arriva a casa, va al frigorifero, ma non solo il ragazzo. Cosa? Davanti al frigorifero. E si è perso tutto il senso della vita. Ecco, la finestra di Roberto ci ha portato dalla inaccettabilità dell'idea di un coniugio tra persone dello stesso sesso. Iscritto alla NATO, attenzione, però che due persone dello stesso sesso facciano le cose come la loro aveva detto o dove che sia, possibilmente non è, ma che viene iscritta alla NATO perché posso addirittura adottare i bambini, cioè comprare i bambini, perché si i bambini là, si comprano, non c'è un altro sistema. E io vedo molte signore, probabilmente quasi tutte mamme, voglio dire tutte mamme, e ognuno di loro sa per esperienza, però è una cosa che si può raccontare. Cosa significa portare per 9 mesi un bambino? Che tipo di legame si crea? Ecco, il lutto di affitto significa che questa donna si presta ad avere in grembo per 9 mesi un bambino e poi una volta partorito non vederlo neanche un istante dopo. Questa è la regola. Chi lo ha partorito non deve neanche, obbligo non lo deve abbracciare. Non deve stringersi, non deve neanche guardare. Una cosa del genere, una donna, una zia psicopatica, lo fa solo se è estremo bisogno. Ma è estremo. E quindi significa comprare il bambino approfittando delle miserie. Una cosa che non sarebbe stata pensata. Si dice, e si dice di falso, che i greci fossero tutti infoiati dello stesso sesso. Che la pederastia, l'omoerotismo fossero, non è vero, come ha ricordato Sante Tiburco, e Platone nella legge dice che i ginnasi si deve vietare ogni forma di rapporto con gli insegnanti, parla di contro quasi avesse conosciuto la dottrina cristiana. E non la capisce, ovviamente. Bene, dicevo,
non ho neanche pensato per un istante all'idea di normalizzare e proporre il rapporto tra persone dello stesso sesso in una forma di simil matrimonio, simil famiglia, di dare i bambini a due padri o a due madri, ma non hanno neanche pensato di creare un disco per anni. Il popolo greco era un popolo superiore dal punto di vista intellettuale. Hanno pensate solamente a chiunque abbia studiato, abbia sofferto un poco sui classici, Odissea e Neide, Odissea e Neide, e poi l'epica, eccetera. Il mondo che ha prodotto queste cose, questa è la nostra storia. Quindi, questa è la finestra di Alberto. Quando ha smesso, dice bene, Alessandro, dov'è? È vero che se ognuno fa il suo dovere, c'è una sintesi. Smith c'è l'esempio del birraio, non del salumiere. Se un birraio fa bene il birra, fare bene il birraio significa farlo onestamente anche, perché c'era questo elemento, questa componente, dopo che è degenerato, nei tempi nostri, fa bene e onestamente il birraio, c'è una bella birra da qua, la distilla per bene, fa in modo che costi il meno possibile, così ne venda di più. Non c'è commerciante intelligente che non capisce, soprattutto sul piano agroalimentare, che meno costa una cosa più guadagna. Non ce n'è uno solo che non ragioni questi temi. Poi c'è il prodotto, come si dice, altamente selezionato, la bottiglia di vino da 200 euro. Ma questa non è di banda, è un'altra cosa, ma come diamante e come gioielli particolarmente preziosi. Beh, dicevo. Il problema qual è? È che noi stabiliscono automatismo, come ha detto Bernice. Se tutti fanno il funzionamento, il problema è che c'è una piccola cosa, una piccola variante. Noi cattolici, io mi presento, perché non conosco un cattolico, cultura, e spero che nessun giudice vero svolga le sue cose, però di cultura sì. Noi cattolici abbiamo peccato originale. Gli antichi, che avevano capito, se non tutto, quasi, per esempio Ovidio diceva video meliora proquoque, deteriora sequor, cioè vedo le cose buone e le approvo proquoque, questo è. Però finisco col fare le cose cattive. Penso che l'esperienza di ciascuno di noi, almeno per esempio la mia, quando stavo all'università, ogni mattina mi alzavo, mi lavavo, mi vestivo, mi mettevo a tavola, cioè, oggi devo fare 50 pagine, se facevo 5 era. C'è qualcosa che toppa. Vorremmo, ma non possiamo. Proiettato a livello sociale, vedete che questo calendario non sempre farà bene il suo dovere. Quindi non è tanto la libertà dell'individuo, perché dove invece lo Stato con l'organizzazione di istituto ha funzionato sicuramente molto peggio, basta vedere le esperienze di tutti i socialismi organizzati, con un di più, senza libertà, con un'oppressione, una repressione. Storia umana non ha mai conosciuto in quei tempi neanche per la modernità e gli strumenti di logismo. Quindi dicevo, è l'utopia, cioè che automaticamente ne deriva il bene, la società perfetta, la giustizia. Però se concepita, problematizzata la cosa, è sicuramente meglio la libertà della persona rispetto alla concezione dello Stato. Ovvero a quel tipo di costituzione della produzione economica o anche della distribuzione gigantesca.